E luce fu. È questa la frase riaffiorata alla nostra mente dopo la comunicazione dataci nel tardo pomeriggio di ieri dal vice sindaco di Favara l'illattardo circa l'attivazione dell'impianto di illuminazione di Via Alcantara. A distanza di sei giorni dalla segnalazione dei cittadini, fatta attraverso la nostra emittente, i pali della luce di un tratto di Via Alcantara, con annesso parcheggio, sito in via Sacchimento hanno iniziato a far luce. Hanno iniziato perché, a quanto pare, da quando sono stati installati non hanno mai funzionato. Ecco come si presentava la sera via Alcantara, buio fitto e pericolo per automobilisti e pedoni. Le uniche luci che occasionalmente illuminavano la via appartenevano ai fari dei veicoli che passavano da lì. Viva preoccupazione era stata manifestata dai cittadini che ci avevano segnalato la problematica. Letta la segnalazione, l'assessore Attardo ci disse che si sarebbe subito informato della problematica sentendo il rappresentante della ditta IGEL che gestisce la manutenzione dell'illuminazione in città e l'ingegner Alberto Avenia. A causa delle scarse risorse economiche, ci informava due giorni dopo, a tardo, non sono state ancora accese né luci di Vialcantara né quelle della villa di Giufà. Sono infatti un unico impianto. Ora, comportando un aumento di spesa, ci diceva ancora a tardo, bisogna trovare una soluzione che forse riesco a trovare momentaneamente solo per Via Vialcantara. Spero in futuro anche per la villa. Ed ecco che la soluzione è stata trovata. Finalmente da quel tratto si può passare tranquillamente senza che l'automobilista abbia il terrore di investire qualcuno. Insomma, adesso anche pedoni possono attraversare quella strada sopra le sbiarite strisce pedonali, avendo la sicurezza di essere visti per tempo dai conducenti dei mezzi in transito.